Eccoci, bentrovati e benvenuti a questa nuova puntata del Salva Denaro. Anche per quest'oggi in studio con noi c'è l'avvocato Massimo Gian Gregorio, che salutiamo Saluti a tutti, grazie a voi. e che ci aiuterà, come al solito, nel portare avanti questa puntata. In collegamento da remoto abbiamo la dottoressa Angela Miola, che è la responsabile progetti istituzionali AIEF. Salve a voi, saluti. Benvenuta, benvenuta. Dottoressa, subito una domanda a lei. Ci chiarisca cos'è l'AIEF? Lo chiarisca a noi e ai telespettatori. Allora, l'associazione AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, è un'associazione costituita con la legge del 2013 che ha istituiti l'albi non professionalizzanti. Mi Che spiego, paroloni esisteva difficili. l'albo dei dottori commercialisti, degli ingegneri, dei medici, non esistevano alcune figure tipo, magari una più facile da inquadrare, il geologo, l'informatico. La legge del 2013 ha dato la possibilità di istituire queste professioni, le professioni che non erano appunto in qualche modo ancora catalogate. In quella legge è stata costituita e istituita AIEF, che ha creato la professione dell'educatore finanziario. Perfetto, è stata chiarissima. Quindi io adesso chiedo all'avvocato qui con noi, per cui quali sono gli esperti di settore che sono stati individuati all'interno di questa legge e all'interno di questa legge all'interno dell'AIEF? Chi sono i professionisti che fanno parte dell'AIEF? Allora, intanto diciamo che è una grande comunità, come piace dire a noi, attiva, nel senso che ritroviamo tra gli educatori finanziari varie figure professionali, l'avvocato come nel mio caso, ma ci sono i consulenti finanziari, i consulenti assicurativi, quindi chi è specializzato magari più nel comparto previdenziale, chi in quello bancario, finanziario, chi in quello assicurativo. Per cui è una comunità, ripeto, di professionisti che si vuole rendere parte attiva dello sviluppo del tessuto socio-economico del territorio e quindi anche di quello nazionale. Le chiedo, avvocato, così perché è qui presente, la figura dell'educatore finanziario va in contrasto con altre figure professionali? Noi diciamo, la presentiamo sempre quale avvocato e Certo. quindi l'una cosa, mi viene da pensare, non va in contrasto con l'altra, nel Assolutamente senso no. che lei ritengo sia iscritto all'albo degli Certo, avvocati. certamente. Questa nuova figura, quindi. Non comporta incompatibilità perché l'educatore finanziario ha una finalità divulgativa ed è una finalità che viene perseguita attraverso un'attività di volontariato essenzialmente. Quindi non c'è una finalità né di lucro e né di, diciamo, legata a dei prodotti specifici o a un marchio specifico, ad un brand, ma è semplicemente neutra. Serve, come avevo detto anche la volta scorsa, a orientare, ma adesso la dottoressa Miola potrà essere ancora più chiara di me, a orientare il soggetto, che può essere il consumatore piuttosto che l'imprenditore, piuttosto che il commerciante, ha delle scelte consapevoli nell'ambito Chiarissimo, economico-finanziario. chiarissimo. E quindi, dottoressa, le chiedo, com'è possibile per noi rivolgersi a questa struttura, a questa associazione? E abbiamo visto che ci ha spiegato l'avvocato chi è possibile trovare, quali sono le fattispecie di problematiche che voi state riscontrando e per cui si stanno creando proprio questi gruppi di professionisti all'interno dell'associazione? Come ci si rivolge e cosa si trova all'interno dell'associazione? L'associazione, all'interno dell'associazione, come diceva l'avvocato, abbiamo tutte le figure. La nostra professionalità, però, è rivolta proprio all'informazione e alla diffusione delle buone prassi. Quindi noi normalmente incontriamo i grandi gruppi, quindi incontriamo le scuole, le camere di commercio, le aziende. Le famiglie, abbiamo avuto degli incontri, diciamo,
di cui sono veramente ancora emozionata, per esempio, con un gruppo di persone che hanno l'associazione Dopo di Noi. Quindi il nostro compito proprio è quello di informare e di divulgare come pianificare la propria vita anche dal punto di vista finanziario. Perché abbiamo scoperto, insomma, l'Italia è il fanalino di coda anche in questa occasione, mi verrebbe da dire, quante difficoltà incontriamo nello spiegare alle persone che l'attività finanziaria, la pianificazione finanziaria va con la vita. Cerco di fare un esempio per essere più chiara. Nel momento in cui una coppia si sposa, oltre al momento della bellezza dello stare insieme, insomma, in qualche modo deve imparare a pianificare il futuro, perché comunque è una vita a due, comunque si dovranno fare delle scelte finanziarie, si dovrà intraprendere magari un mutuo, ma in quel caso bisogna scegliere se è meglio un mutuo o meglio una locazione per un certo periodo. Arrivano i figli, bisogna cominciare a pensare al futuro di questi ragazzi, che cosa vorranno fare da adulti. Certo, non lo sappiamo nel primo momento perché dipende dalla crescita che il ragazzo ha, ma Certo. ogni genitore deve comunque pianificare la possibilità che al termine della scuola questo ragazzo abbia la possibilità di decidere perché magari ha un gruzzoletto conservato che gli permette di studiare in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo lui voglia studiare. Tutto questo è pianificazione, è vita. Quindi con la vita va anche la vita finanziaria. Siamo ancora relegati al fatto che è brutto parlare di denaro, come se fosse una cosa cattiva. Per esempio, non c'è l'abitudine di condividere con i ragazzi nella famiglia l'abitudine di capire perché una cosa può essere acquistata o non può essere acquistata. Però sappiamo benissimo che i ragazzi, se resi partecipi di questa decisione, sono veramente attivi, sono bravi. Noi a scuola lo facciamo, parliamo con loro di paghetta, di cominciare a risparmiare sulla paghetta, di scegliere certi prodotti invece di altri, di non stare per forza attenti al logo. Quindi veramente l'educazione finanziaria fa parte della vita, è un vissuto che coincide con la vita delle persone. E quindi l'utente finale come può trovarvi? Cioè, c'è proprio una semplice ricerca su internet? Ci sono punti di associazione in ogni capoluogo, in ogni Sì, noi città? siamo. Sì. L'AIEF ha un registro unico, è per questo che siamo iscritti come legge, con la legge del 2013, ha un registro, un albo unico dove sono iscritti tutte le persone che fanno parte dell'associazione. Si può tramite il sito di AIEF Ecco, trovare le perfetto. persone. Abbiamo una sede principale a Santeramo, però ognuno di noi praticamente poi fa sede a sé, nel senso che fa sede nel luogo in cui vive e lavora, insomma, sostanzialmente. Però abbiamo sia un sito AIEF e cioè, le pubblicazioni sono aperte tutti i giorni, l'ufficio è aperto tutti i giorni, si può tranquillamente anche tramite una mail contattare la segreteria e poi io chiamo e a seconda dei casi dell'invito ci hanno invitato anche dei comuni importanti, il comune di Monza ci ha mandato una mail e ci ha chiesto assistenza per l'educazione finanziaria verso i loro assistiti dei servizi sociali sostanzialmente, e noi ci siamo messi in contatto con gli educatori di quella zona e abbiamo svolto l'attività, insomma. Quindi siamo Chiarissimo. sul territorio ovunque e con una sede fissa a Santeramo, in Colle. Chiarissimo. Avvocato, le avrei chiesto, ma non glielo chiedo più perché la dottoressa è stata esaustiva, quali sono, diciamo, i settori che copre l'AIEF, ma la dottoressa, insomma. Allora adesso ad entrambi io chiederei il polso della situazione. La dottoressa, lei mi ha detto essere a Taranto, lei è qui a Bari. Qual è il polso della situazione in Puglia, in due, insomma, città importanti come Bari e Taranto? C'è preparazione finanziaria, che cosa toccate voi con mano?
Ma mi permetto di rispondere per primo, non per togliere la parola alla dottoressa, che poi comunque, come al Certo. solito, sarà chiarissima ed esaustiva. Però effettivamente c'è il deserto, qui a Bari c'è proprio il nulla, c'è il nulla. Stiamo partendo infatti dall'ABC, come la dottoressa diceva, abbiamo realizzato degli eventi nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, ma c'è veramente da fare tantissimo, anche perché ci siamo resi conto, ma ne eravamo già convinti noi, che coinvolgendo i ragazzi, poi alla fine si è resa evidente la necessità di Forse è coinvolgere proprio le di lì che famiglie. bisogna partire, E no? Perché bisogna poi. forse Esatto. per noi è forse un po' tardi, forse. No, non è Non mai è troppo mai troppo tardi, tardi, però certo. diciamo che la necessità di coinvolgere le famiglie si è resa palese fin da subito e quindi c'è da fare ipoteticamente il doppio di quello che ci sarebbe aspettato. Quindi c'è tanto da lavorare. Lei, dottoressa, conferma, immagino, la stessa tesi dell'avvocato Gian Gregorio, sì. Confermo assolutamente, la mia città soffre anche di una debolezza di aver puntato tutto Certo. sull'industria e questa è alla fine mancanza di educazione finanziaria perché non si può mai investire solo in un settore, perché se il settore a una crisi come quella che è avvenuta a noi, è in crisi tutto il paese, insomma. E quindi il mio compito da educatore finanziario per la mia città è far comprendere che c'è possibilità di impresa anche oltre l'industria, che non è da eliminare, ma che è una parte della possibilità di investimento di una grande e bella città come può essere quella di Taranto, che ha un Taranto. museo storico, ha una posizione particolare, insomma, abbiamo tanto da offrire, ma negli anni precedenti abbiamo pensato solo verso un obiettivo che poi in qualche modo ci ha tradito, diciamo così. Eh sì, perché l'educazione finanziaria poi è anche questo, perché io immagino che tutto l'indotto lavorativo di quel periodo ha investito i propri risparmi. Convinta com'era che quell'industria non si sarebbe mai desertificata, cosa che poi è successo, e quindi ci saranno stati dei tracolli finanziari importanti, non solo dei lavoratori, ma di tutto l'indotto che gira intorno all'Ilva, ex Ilva, insomma, chiamiamola come vogliamo. Quindi il vostro compito, ritengo, oggi sia anche insegnare a noi come diversificare i propri investimenti e non puntare. Sì, il proprio lavoro ritengo sia importante, però è importante anche saper investire del proprio lavoro in maniera, diciamo, differenziata. Vedo che la dottoressa, mi fa cenni di consenso, quindi è così. È così. Va bene, io penso che con la dottoressa ci rivedremo per le prossime puntate perché poi noi entreremo nella specificità di tutti quelli che sono, diciamo, i prodotti, non i prodotti, se no lo so che l'avvocato si Gli arrabbia strumenti, gli con me. strumenti. Gli strumenti dell'AIF a cui proprio noi possiamo, diciamo, a cui ci possiamo Attingere, certo. attingere per imparare anche noi ad essere, insomma, ad avere un'educazione finanziaria importante. Quindi io adesso saluto per il momento la dottoressa, la vedremo sicuramente nelle prossime puntate, la ringrazio per essere stata con noi. Vi ringrazio io, grazie, Alla prossima grazie. puntata, Alla saluto. prossima. Alla prossima, saluto l'avvocato che Grazie. rivedremo nelle nostre puntate, anche, insomma, sarà con noi Con mio grande sempre, piacere. ci farà da collante con tutti questi, con queste professionalità che conosceremo man mano e a presto. E a voi Presto. tutti io rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata del Salvadenaro. Arrivederci. Arrivederci.